Grazie Presidente, ringrazio anche l'occasione di avere lei come interlocutore, perché la questione è piuttosto seria e credo assolutamente fondata rispetto al nostro regolamento e all'ordine dei lavori. Allora, parto dall'articolo 8 del nostro regolamento, dove si dice: il Presidente rappresenta il Senato, eccetera, e giudica della ricevibilità dei testi. Tale ricevibilità viene valutato ovviamente in fase di sede referente dal Presidente della Commissione, fermo restando che il giudizio sulla ricevibilità dei documenti è sempre in capo al Presidente del Senato. Ieri il collega Candiani ha fatto un intervento rispetto all'approvazione dell'emendamento 26.0.25 in Commissione in relazione al provvedimento che ora andremo a esaminare, che in titolo dice: conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2016 numero 237 recanti disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Orbene, questo emendamento introduce una garanzia fideiussoria di quasi 100 milioni di euro a vantaggio della Ryder Cup, ovvero un evento golfistico che con la tutela del risparmio c'entra come i cavoli a merenda. Santi non ce ne sono. Uno può dirmi: l'istituto della garanzia è già presente nel provvedimento. È vero. Ma la garanzia è a tutela dei risparmiatori, non dei golfisti o degli organizzatori di manifestazioni golfistiche. Quindi appare di assoluta evidenza l'estraneità e conseguentemente la irricevibilità della materia. Paradossalmente, io avrei potuto presentare e farmi dichiarare ricevibile una garanzia fideiussoria a favore della famiglia Calderoli, perché la fideiussione, la garanzia è già compresa nel decreto e quindi è compatibile una garanzia fideiussoria a favore della famiglia Calderoli? Io credo di no, ma non ho usato la parola famiglia a caso, ho usato la parola famiglia perché i beneficiari di quella fideiussione sono tutti parenti e amici di tanti colleghi, di tanti che stanno nei palazzi. Presidente, io ricordo che pochi giorni or sono noi abbiamo votato in quest'Aula una relazione con cui il Parlamento ha autorizzato il Governo a un indebitamento di 20 miliardi in cui si sono specificate le finalità per la tutela del sistema creditizio e dei risparmiatori. Cosa c'entrano, mi chiedo ancora una volta, le palle e le mazze da golf? Non c'entrano assolutamente niente. Perché le dico questo in questo momento, Presidente? Perché tutti sappiamo che l'esercizio dell'articolo 97, secondo comma, sulla dichiarazione di inammissibilità viene stroncata nel momento in cui qualcuno dovesse porre la questione di fiducia. Leggo la nota della Giunta del Regolamento. Quando la questione di fiducia è posta sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione del decreto legge, nel momento in cui deve avere inizio l'esame degli articoli, ne deriva la priorità della votazione dell'oggetto sulla quale la fiducia è stata posta, con la sequenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta. Quindi prima della conclusione della discussione generale, Presidente, le sollecito, anche a costo di una convocazione della Giunta del Regolamento, una valutazione assolutamente puntuale e corretta dell'emendamento 26.0.25, perché nel momento in cui si dovesse alzare il Ministro dei Rapporti del Parlamento, che già vedo qui seduto e quindi prevedendo cosa possa accadere, richiedendo la fiducia su un testo su cui lei non potrà intervenire, cosa che invece lei è in condizione di fare in questo momento. E quindi le chiedo con forza e con tutta la buon senso che ne derrebbe dalla prima lettura di questo emendamento di dichiarare irricevibile o stralciare quell'emendamento. Grazie Presidente.